annosissima questione del fidanzato, nel senso che un po' tra tutte le lettere che ricevevo a Cosmo, ma mi capita ancora oggi di confrontarmi con amiche molto brillanti, molto intelligenti, davvero delle persone speciali, che spesso però hanno dei fidanzati che sono palesemente non all'altezza. C'è un capitolo proprio in questo libro dedicato alla raccolta del differenziato, la chiamo, insomma, ho fatto una considerevole raccolta del differenziato prima che ancora i Verdi e gli ecologisti in generale fossero così agguerriti, perché ci sono tantissimi tipi, tipologie di maschio, se lo conosceva Eviti, e questo capitolo, che è il penultimo, direi che potete sottolinearlo veramente, è tutta farina del mio sacco, è tutto provato e confermato. Però secondo me è vero che quando si decide a un certo punto, almeno per me è stato così, che era finita la sindrome dell'io ti salverò, dell'io ti cambierò, del tu mi cambierai, eccetera, e si decide, ed è una cosa che decidi in maniera molto chiara, netta, magari non nella testa, più nella pancia, che ti meriti un uomo con la O maiuscola, quindi un vero principe azzurro, arriva. E secondo me davvero, non so, a me è successo davvero così. Io ho finito di scrivere questo libro, avevo molto chiaro in testa, tipo l'uomo che volevo incontrare, e mi è capitato, quindi intermezzo così un po' una carambata, un po' da picco glicemico, però io auguro che succeda la stessa cosa anche a voi, se non siete equipaggiati al momento. E trovato un uomo che quando vi porta fuori, prende il conto con grande classe e lo paga. Perché si trovano uomini, sempre nella zona differenziato, che qui è equipaggiatissima, che quando arriva il conto, e vabbè, noi, un po' il femminismo, la liberazione e quant'altro, non so, la seconda guerra mondiale, è vero che ci paghiamo anche le cose, però soprattutto alla prima uscita, se uno prende il conto e vi guarda con quell'aria tipo facciamo la romana, poi ci sono quelli che hanno addirittura il coraggio di estrarre i ticket restaurant che sono avanzati dal pranzo, e lì veramente ci vuole il Prozac. Poi ci sono quelli che, oltre a cercare di dividere la romana, ti fanno la faccia tipo ma tu hai preso il salmone al vapore che costa più della cotoletta romana che ho preso io, disunta e colesterolica, che non esiste l'allenamento adesso. Ecco, io ho amiche che dopo un'uscita così gli danno la seconda chance. Ecco, questo è un errore.